uno dei conflitti che portava più sangue in assoluto nel mondo in quel momento. L'NCO implode perché, come dicevi, Cutolo inizia a investire tantissimo denaro contando sull'apporto politico. Lui aveva dal carcere del DDL Cirillo, quindi lui era convinto di avere le spalle coperte dal sistema politico, quindi non bada alla liquidità. Liquidità significa una sola cosa per un'organizzazione: stipendi. Se paghi le famiglie, se paghi le famiglie dei carcerati, se mette stipendi a molte persone, l'organizzazione è salda, è solida. Se invece non hai questa liquidità, gli stipendi vengono ritardati, i familiari di chi è in galera iniziano a vivere male, succede che ti tradiscono, passano al lato brutto, iniziano a fare delatori, iniziano a pentirsi. Quindi liquidità significa sicurezza. L'AMF, cioè la mia famiglia, godendo della sicurezza infinita, all'epoca dei guadagni che venivano dall'eroina, tutti in alcuni territori, l'Annunziata per esempio, l'Annunziata diviene un luogo fondamentale, Giancarlo Siana, giornalissimo questa mattina, si occupa di quella vicenda e poi viene infatti ammazzata. La liquidità diventa fondamentale per un cartello per sopraffare l'altro, perché liquidità significa, come dicevo, possibilità di gestire un territorio. In questa fase, è molto strano, dei cartelli si trovano in difficoltà perché non gestiscono il narcotraffico. Ci sono moltissimi cartelli che hanno già fatto un salto in avanti, per cui detestano rischiare nell'ambito del narcotraffico e fanno soltanto cemento. Ma lì la crisi è arrivata nel settore immobiliare e quindi si trovano con difficoltà sul piano della liquidità e stanno infatti vertiginosamente cercando di tornare alla coca. Perché la coca che garantisce, coca e eroina, in parte anche l'hashish, che dà tantissima liquidità. Persino le estorsioni non danno molta liquidità, perché oggi sempre di più il meccanismo delle banche è andato elaborandosi, cioè non c'è più il denaro che viene versato, la carta moneta che viene data in mano all'estorsione, questo accade per i clan minori. In realtà le banche hanno tutto un sistema di scambio di privilegi. Tu appalti l'azienda del clan che trasporta un bene e in cambio questa è l'estorsione, perché sennò se non appalti quella ditta quel prodotto non ti arriva. Il caso Parma dimostra questo, no? Se i casalesi quando hanno imposto a Parma di usare i propri camion, se Parma non avesse voluto usare quei camion, vinceva sul mercato un'altra azienda. Ebbene, voglio dire, il sistema del clan non porta liquidità. La coca sì. Perché la coca viene pagata carta moneta, tanta, tantissima, subito. C'è stata una denuncia molto più del Banco Centrale Spagnolo che diceva che la carta moneta da 500 euro era praticamente utilizzata solo in scambio di narcotraffico. Perché? Perché aveva battuto il dollaro non ha un taglio così alto. Questo significa che nello scambio per acquistare coca, la taglia 500 euro ti conviene perché più soldi, meno spazio, proprio fisico, proprio da delle valigette. Sembra una cosa assurda, da romanzo, ma in realtà è proprio così. E che non è un caso che la maggior parte del taglio da 500 euro sia in Spagna, dove vendono la parte maggiore delle transazioni sul mercato della coca. Per rispondere alla seconda parte della tua domanda, c'è tutta una gamma di organizzazioni criminali, non soltanto italiane, che però la crisi sta danneggiando, perché sono tutte quelle che vivevano di piccola impresa e un crimine, diciamo, in gergo viene definito straccione. Perché in tutti questi mercati la gente spende meno e quindi loro hanno meno soldi, ma in tutti gli altri ambiti, e soprattutto se il cartello criminale è forte, sta avvenendo l'esatto contrario. La crisi è un'incredibile occasione. Primo elemento, i propri affiliati sono disposti a lavorare alla metà dello stipendio di 2 anni fa, che sembra una cosa da poco, invece non lo è. Prima, per esempio, gli spacciatori nei cartelli di Scampia lavoravano i ragazzini, diciamo, minorenni, fino a 20, 22, diciamo, un'età che non considera l'esistenza di figli e famiglia, ecco,
prendevano 500 euro a settimana, oggi non è tanto. E quindi cosa accade? Che anche piccoli cartelli, o cartelli che giravano intorno a grandi agglomerati criminali, piccole famiglie, riescono a poter spacciare perché danno uno stipendio minore. Le aziende, come si diceva, entrano in crisi e quindi c'è necessità della liquidità. C'è necessità anche addirittura che loro possano stare dietro. Per esempio, alcuni clan calabresi e campani soprattutto, sono oggi loro l'avanguardia del crimine in Italia e non solo, prima si usava una parola fondamentale, fiducia, no? I mercati non hanno più fiducia, loro sono la nuova fiducia. Cioè un'azienda si apre, inizia a fare affari, entra in crisi, loro si presentano e per esempio ti garantiscono, ti danno fiducia perché ti garantiscono che loro distribuiranno un prodotto. Ti danno degli agenti, loro lavorano moltissimo con gli agenti del singolo prodotto, no? Agenti del latte, agenti della carne. Questo cosa innesca? Innesca un rapporto con l'azienda, che a un certo punto si risolve nel fatto che l'azienda apre le porte e li fa diventare azionisti o addirittura proprietari. Quando diventano proprietari, loro mettono a stipendio i veri proprietari. Così cosa succede? Che l'azienda non è che la gestiscono loro, la gestisce il vecchio proprietario. Il vecchio proprietario è ben felice, perché tutto sommato avrà garantito 4.000 euro, 3.000 euro al mese, come se fosse il capo dell'azienda, e l'azienda però è del grano. Quindi la crisi in realtà sta aprendo molte porte. E l'ultimo, poi finisco, il dato sconcertante era quello dato dall'ONU qualche mese fa, in Italia abbastanza ignorato, all'estero un po' meno, che c'era l'allarme sull'entrata nelle banche dei capitali del narcotraffico. Entrata che veniva studiata almeno all'inizio, non tanto come una pericolosità immediata, ma quanto una pericolosità a lungo termine, ossia se entrano oggi, soprattutto in piccole banche, piccole e medie, quello che determineranno sarà il futuro, non è il presente. Cioè, quando ci sarà la ripresa economica, questi capitali che sono entrati in queste banche, che tipo di credito avranno, daranno? Chi, quale gruppo imprenditoriale inizieranno a sostenere? Che tipo di politica finanziaria avranno? Cioè, ci dobbiamo aspettare una ripresa determinata dai cartelli criminali? Vorrei sapere dal tuo osservatorio invece.